Cosimo Gallotta torna alla vittoria nella gara Quattro Torri Volley Ferrara, che aveva dato l'impressione nelle ultime uscite di soffrire di un calo di condizione, non si sa se psicologica o fisica. Comunque contro Morciano tutto bene, tornata alla vittoria, è passata anche un po' la paura. Sì, dai, ci può stare, perché ho visto questo campionato qua, è strano, vabbè che anche l'anno scorso più o meno ci sono molti alti e bassi durante il campionato, ho visto anche altre squadre che perdono con squadre magari di livello più basso, ma per adesso stanno succedendo molte volte queste cose qui, quindi ci può stare, anche a noi è successo, adesso per fortuna ci siamo ripresi, quindi speriamo di riprendere un bel filotto adesso. Cosimo, sembra un campionato di livello un pochettino più basso, però nessuna è mai vinta in partenza, le squadre anche come il Monselice degli Ex oppure è proprio Morciano, non si danno mai per vinte, alla fine si rischiano anche brutte sorprese, cosa ne pensi? Sì, ci sono squadre magari che non hanno attaccanti così forti, però comunque che giocano molte volte la palla, anche questi di oggi alla fine in difesa hanno tirato su delle belle palle, quindi ci sta che ci sono delle squadre magari un po' più leggerine in attacco, però molto più quadrate in difesa e ti portano a stancarti. Anche Monselice la settimana scorsa hanno difeso molto bene, altre squadre magari hanno attaccanti più di livello e quindi ti tengono più su un livello alto d'attacco, però magari in difesa qualcosa la perdono perché essendo più alti magari dietro prendono un po' meno. Ecco, quest'anno hai passato la palla, come si vuol dire, al ruolo degli opposti, quello che l'anno scorso hai dovuto ricoprire un po' te. Monari e Francescato oggi sono sembrati molto attenti, molto precisi. Tu cosa ne pensi? Poi anche tu, se ci ricordi, anche qual è il tuo punteggio, se lo sai. Il mio punteggio? Sì, quanti punti? No, non lo so. No, è andata bene, con i laterali stiamo andando bene comunque, alla fine siamo squadre che al centro non attacchiamo molto, non siamo una squadra che attacca tantissimo al centro. Dobbiamo più che altro toccare, murare e cercare di rigiocarle e avere quando è più possibile i palloni in banda per cercare di fare qualche palla lì vincente. Quindi tutto bene oggi, già la testa pronta alla prossima partita. Oggi è andato bene, adesso speriamo che vada bene pure con Modena, anche se quella è una squadra che secondo me ha un qualcosina in più come attaccante, quindi ci porta a giocare a un livello un po' più alto sicuramente.